Apriamo la seconda parte del nostro telegiornale parlando di cronaca. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Brindisi, all'esito di una serie di controlli effettuati in collaborazione con i funzionari della Dogana, hanno sequestrato 30 kg di tabacchi lavorati esteri della marca Goldmont, un automezzo Volkswagen Caravella in particolare. Le fiamme gialle hanno individuato presso il varco doganale di Costa Morena, del locale scalo marittimo, un automezzo appena sbarcato dalla motonave Ionian Queen proveniente dalla Grecia, all'interno del quale erano state abilmente occultate le sigarette di contrabbando. L'autista, un 24enne di nazionalità bulgara, è stato arrestato. Mattinata di controlli e sequestri giudiziari preventivi di manufatti ed aree posti in essere quest'oggi dalla Polizia Municipale di Brindisi a seguito di pregressi controlli ispettivi in chiave edilizia che da alcuni mesi stanno maggiormente interessando il territorio urbano. In particolare il settore edilizio, a seguito di accurate indagini di natura amministrativa e urbanistica e anche di polizia giudiziaria sotto la direzione della locale Procura della Repubblica, ha posto questa mattina i sigilli in esecuzione dei decreti penali di sequestro preventivo emessi dalla Procura a un fabbricato per uso abitativo, una villetta insistente lungo la litoranea a nord del capoluogo in località denominata Piscina Mater Domini, su proprietà del demanio militare della Puglia. L'attività posta in essere in violazione di ogni normativa nazionale e regolamentare di natura edilizia ha visto la realizzazione di murature interne ed esterne, di cambiamenti di prospetto, di opera di totale ristrutturazione e ammodernamento interno ed esterno con infissi ed impianti. Sigilli anche ad un'area destinata al lavaggio di automezzi pesanti in adiacenza di un'area di servizio carburante presente su Piazzale Perlecce nel quartiere Perrino. Numerose anche in questo caso le violazioni edilizie urbanistiche riscontrate dal personale tecnico del comune e dagli agenti della Polizia Municipale, ovvero basamenti in cemento armato, impianti di scolo delle acque, scavi di varia natura e genere, nessuna documentazione idonea posseduta in loco. La particolarità dell'operazione di Polizia Municipale è data, urbanisticamente parlando, dall'occupazione abusiva dell'area insistente in una zona ferroviaria e quindi in area con forti vincoli a realizzare opere di ogni genere all'atto dei controlli sconosciute alla pubblica amministrazione. Denunciati i proprietari e possessori, entrambi brindisini, delle due situazioni edilizie sequestrate questa mattina. La compagnia della Guardia di Finanza di Martina Franca, parliamo ancora di cronaca, ha intensificato i controlli nel settore delle confezioni di abbigliamento. In tale contesto le fiamme gialle hanno individuato 12 lavoratori irregolari, di cui 7 in nero, che prestavano la propria attività presso un'impresa operante nel settore delle confezioni. A seguito di approfonditi accertamenti è stato constatato che l'impresa, gestita da cittadini cinesi, non aveva provveduto ad effettuare la comunicazione preventiva di assunzione di 7 lavoratori, mentre per altri 5 risultavano comunicate oltre i termini previsti. I lavoratori impiegati erano tutti di etnia cinese. L'impresa è stata segnalata alla Direzione Provinciale del Lavoro per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Lasciamo da parte la cronaca, cambiamo argomento. Ieri sera nell'auditorium della Biblioteca Provinciale di Brindisi, su iniziativa dell'Associazione Genitori del Liceo Scientifico Fermi, si è svolta un'interessante tavola rotonda sul tema Il futuro del lavoro. Il futuro del lavoro è stato il tema della conferenza organizzata nell'auditorium della Biblioteca Provinciale a Brindisi dall'Associazione Genitori Liceo Scientifico Fermi, con il patrocinio dell'amministrazione provinciale. Un'iniziativa che ha rivestito particolare significato a distanza di 10 giorni dai fatti del 19 maggio. È stato il presidente Gianfranco Benvenuti ad illustrare gli obiettivi dell'associazione. Noi genitori non possiamo fare altro che aiutarli a superare questo momento, di difficoltà, anche se loro in questa settimana ci hanno dimostrato a noi genitori di avere la forza, di avere l'intelligenza per superare questi momenti. Questa è una di quelle azioni in cui la collaborazione, ma soprattutto lo stare insieme dei genitori insieme ai ragazzi, mette anche noi istituzioni nelle condizioni di poter valutare il futuro dei nostri giovani in maniera diversa. La provincia di Brindisi è fortemente interessata alle politiche giovanili, alle politiche di sviluppo, dove al centro della nostra agenda politica certamente c'è il futuro dei ragazzi. Per me, per la provincia di Brindisi, è assolutamente inaccettabile vedere tanti giovani, tanti ragazzi lasciare la nostra terra per tentare la fortuna al nord Italia o magari anche all'estero. Per noi è una grande priorità e una grande esigenza di dare ai nostri ragazzi un futuro che possa essere migliore
sempre il più roseo possibile. Occuparsi del lavoro per le giovani generazioni è il tema fondamentale e dare alle giovani generazioni gli strumenti per poter capire come muoversi nel mondo del lavoro, per cercare poi di costruirsi un posto di lavoro è fondamentale. Anche per i ragazzi di un liceo scientifico sia fondamentale avere questo tipo di possibilità, perché devono rendersi conto che non è più possibile pensare che un 110 lode selezioni automaticamente per un posto di lavoro sicuro. Devono cominciare a scegliere da ora, a costruirsi da ora le proprie scelte orientative per poter poi lavorare e costruirsi il loro lavoro. Il lavoro è il punto di arrivo, ma nello stesso tempo anche di partenza nella vita di ognuno. Ci realizziamo attraverso il lavoro, ci costruiamo la vita. Quindi noi come amministrazione, anche e soprattutto come genitori, come educatori, dobbiamo allearci con loro, che sono una forza, e costruire insieme il loro futuro. E presso la Biblioteca Comunale di Mesagne, lunedì sera, si è tenuto un incontro organizzato dall'amministrazione comunale con il noto saggista e critico Goffredo Fofi. Classe 37, Goffredo Fofi, saggista, critico letterario, cinematografico e teatrale italiano, è stato ospite presso la Biblioteca Comunale Granafei di Mesagne. La sua presenza nella città messapica è stata intercettata dall'assessore alla cultura Maria De Guido grazie all'amicizia dell'ospite con il traduttore Domenico Pinto. A coordinare la serata il giornalista Antonio Origliano. Basta guardare l'assemblea accorsa ad ascoltare questo 75enne per comprendere appieno Fofi. Il pubblico non è molto vasto, ma eterogeneo non solo per l'età anagrafica, ma anche per la cultura, ben diversa dal livello di istruzione. Su questo è preciso Fofi, che da maestro d'elementari senza laurea dà lezione ai più graduati accademici. A soli 18 anni si trasferisce dalla natia Gubbio in Sicilia, terra brulla dove si dimostra presente accanto a chi ha più bisogno di un sostegno, dai disoccupati a coloro che lottano contro la mafia. Per Fofi è fondamentale basare il suo agire su un pacifismo gandiano ed inorridisce quando lo si definisce un intellettuale. Il senso della parola intellettuale, io credo che il senso storico di questa parola sia morto da tempo, ormai gli intellettuali in Italia sono o giornalisti o professori universitari, una figura intermedia di persona che ragiona, produce, produce cultura, scrive libri, può anche scrivere sui giornali, ma è anche poeta, anche narratore, anche scrittore, anche osservatore della cosa pubblica e ragionatore sulla cosa pubblica, questa figura mi pare che sia scomparsa. Io non mi considero un buon intellettuale. Cioè, 2 anni fa mi hanno dato un premio, l'ho preso perché era 5.000 euro e i soldi mi servivano, io non ho pensione e vivo di quello quasi alla giornata, e un premio per la critica militante, ma più che intellettuale, secondo me, insomma, io non credo di essere all'altezza. Quando mi hanno dato quel premio ho detto io non credo di essere un buon critico, lo so di non essere un buon critico, sono un lettore accanito, sono uno che si entusiasma, che scrive delle cose o per molto amore o per molta antipatia. Adesso ho rinunciato col tempo a scrivere degli antipatici perché è una perdita di tempo, scrivo solo preferibilmente delle cose che mi piacciono o di quelle che mi intrigano molto. Per quasi 2 ore Fofi ha catturato i presenti parlando a proposito della crisi, triste ma inevitabile punto di rottura per creare una frattura col passato e costruire un futuro più forte, ma anche dell'indissolubilità del pensiero dall'azione, che devono vivere di pari passo, sino alla congiura dei buoni, definizione che usa per riferirsi agli uomini e alle donne di buona volontà che si sentono responsabili verso la natura e le istituzioni. Critico nei confronti di un certo giornalismo, vendutosi per qualche copia in più, abbandonando la qualità dell'informazione, Goffredo Fofi lancia un messaggio di speranza. Bisogna guardare a questo momento storico come a un medioevo. Bisogna quindi lavorare perché dopo il buio per il Paese arrivi un nuovo rinascimento. Si è conclusa questa mattina con un'apposita manifestazione svoltasi nella sala di rappresentanza del Palazzo Municipale di Fasano, la terza edizione del Rotary per la scuola, progetto rivolto alle scuole secondarie di primo grado del territorio fasanese. Sono stati premiati i lavori considerati meritevoli alla presenza del presidente del Rotary Club di Fasano, organizzatore dell'iniziativa Oliviero Perrini, del sindaco Lello Di Bari, del socio Rotary Francesco L'Oliva, dei dirigenti scolastici e degli alunni degli istituti Bianco, Galilei e Pascoli coinvolti nell'iniziativa. Ce ne parla Mariangela Boggio.
A conclusione della terza edizione del progetto Il Rotary per la Scuola, nato per arricchire le attività didattiche nelle scuole secondarie con le professionalità presenti nel Rotary Club locale, nella sala di rappresentanza del Palazzo Municipale di Fasano si è svolta una manifestazione di chiusura. Siamo alla terza edizione, siamo felicissimi di aver concluso la terza edizione. Oggi facciamo la premiazione di questo bel progetto, dove mettiamo a disposizione le professionalità dei soci del nostro club per dei seminari su richiesta dei docenti e dei ragazzi su varie tematiche che possono essere per esempio la sicurezza sul lavoro, ma soprattutto nelle scuole, come può essere anche l'educazione alla salute, l'educazione alla legalità. Ci sono varie tematiche che ci richiedono all'inizio dell'anno scolastico i docenti e i dirigenti scolastici, e poi programmiamo in 4 mesi, diciamo da gennaio ad aprile, in vari seminari. Non si è concluso un percorso, si è conclusa una tappa, perché questa è la terza tappa di questo progetto che abbiamo portato avanti da 3 anni appunto, però pensiamo di continuare. A fine tappa, che è durato 5 mesi, iniziato a gennaio e finito i primi di maggio, ogni plesso scolastico ha presentato un elaborato. Indipendentemente da noi, Club Rotary, negli istituti è stata formata una commissione che ha valutato l'elaborato migliore. 3 ragazzi per ogni istituto. Al primo premio daremo un buono da 100 euro da spendere in una libreria. Sono stati premiati i lavori considerati meritevoli alla presenza del presidente del Rotary Club di Fasano, Oliviero Perrini, del sindaco Lello Di Bari, del socio Rotary Francesco Loliva, dei dirigenti scolastici e degli alunni degli istituti Giacinto Bianco, Galileo Galilei e Giovanni Pascoli. Sono stati coinvolti circa 1000 ragazzi, studenti che nel corso dell'anno hanno preso parte ad incontri in materia di salute, risparmio energetico, sicurezza, scuole e sul lavoro, con la partecipazione e l'intervento di esperti soci del Rotary. È stato interessante come sempre. Ogni anno ci sono delle novità, ogni anno si cambia, d'altra parte ogni anno i ragazzi sono differenti, ma la cosa bella è che si perfezionano gli incontri in maniera tale che i ragazzi siano sempre più interessati a questo tipo di attività. È bellissimo dover vedere i ragazzi che si interessano della propria salute e che acquisiscano da diretti professionisti quello che può essere uno stile di vita sano. È un comportamento idoneo a mantenere sempre più il benessere della salute. Rotary ci dà la possibilità ogni anno, questo è il terzo anno, di integrare sia percorsi di formazione mirati ai ragazzi e quindi di farli riflettere sostanzialmente su temi specifici, sia di in qualche modo trovare delle strade per aggiornare il personale e in qualche altro caso anche per fornire alle famiglie dei momenti di formazione. Noi abbiamo avuto anche momenti in cui l'educazione per esempio alimentare è stata fatta direttamente sulle famiglie, ovviamente quelle che liberamente decidevano di partecipare. Gli interventi sono stati tanti, ecco, tanti, molto interessanti e calati all'interno di un percorso didattico che prevede proprio questi momenti che in qualche modo animano, no? La didattica ordinaria, il modo ordinario, normale, diciamo quotidiano di fare scuola. In questo senso è stata un'esperienza molto molto interessante. Ritorniamo a Martina Franca, dove l'associazione Un'altra Martina ha promosso una giornata di sensibilizzazione alla raccolta differenziata. Una domenica per sensibilizzare alla raccolta differenziata. Per l'intera giornata l'associazione di promozione sociale e culturale Un'altra Martina ha proposto l'evento ISD, Io sono differente. Finalità primaria quella di informare e formare la cittadinanza su tutto ciò che attiene alla raccolta differenziata, vero tallone d'Achille di una Martina la cui percentuale si attesta su un desolante 4%. Punto focale della campagna è il rapporto tra materiali differenziabili gettati senza scrupolo nei normali cassonetti e il costo sostenuto dalla collettività per il conferimento a discarica. 2,5 milioni di euro circa, questo lo spreco del comune di Martina Franca e questo il costo effettivo per conferire in discarica i rifiuti nel 2011. Un costo che con il servizio attuale potrebbe essere ridotto anche in modo cospicuo, nell'attesa che ben presto la nuova amministrazione comunale possa dare risposte in merito ad un nuovo appalto dei rifiuti. Un tema scottante nella nostra città, perché
date alla mano, Martina Franca, è agli ultimi posti in Puglia per quanto riguarda la raccolta differenziata. Abbiamo allestito due stand dove abbiamo approntato del materiale informativo e dove stiamo conducendo anche un sondaggio sulla popolazione circa quelle che sono le esigenze per una corretta differenziazione del rifiuto solido urbano. In questa giornata abbiamo incontrato anche il mio sindaco Franco Ancona, al quale abbiamo lasciato una lettera nel quale come associazione noi ci offriamo di collaborare per quanto riguarda la sensibilizzazione al tema della differenziata e a tutte quelle che saranno le iniziative che appronterà la neonata amministrazione per quanto riguarda l'incentivazione della differenziata nella città di Martina Franca. Una comunicazione che potremmo definire di servizio con ordinanza del sindaco di Ostuni, l'avvocato Domenico Tanzarella, è stato disposto lo svolgimento del mercato settimanale nella giornata festiva di sabato prossimo 2 giugno, pur ricadendo in occasione della festa della Repubblica. Gli operatori del mercato settimanale nei giorni scorsi, con un'istanza al sindaco, chiedevano che, sia pur ricadendo nella giornata festiva della ricorrenza della Repubblica, si avesse comunque il regolare svolgimento del mercato in deroga a quanto disposto dal regolamento. Il sindaco, considerata la giornata di festa, la notevole presenza di forestieri in questo periodo e anche al fine di non creare disparità tra gli operatori commerciali in sede fissa e quelli sulle aree pubbliche, ha disposto che il mercato si tenga normalmente nell'apposita area di via degli Emigranti dalle 7 alle 13. Con lo stesso provvedimento si è disposto che nella stessa giornata del 2 giugno il commercio in sede fissa potrà attuare l'apertura facoltativa di tutti i settori commerciali. Parliamo ora di un compleanno davvero speciale, quello festeggiato in una casa di riposo di Mesagne dalla signora Irene 40, che ha spento 100 candeline tra l'affetto dei suoi cari. Vediamo. Ancora un traguardo importante per la signora Irene 40 raggiunto a Mesagne. Dopo una vita fatta di gioie e dolori, col acciacco e tanto affetto, la signora 40 ha spento ieri le sue prime 100 candeline. Originaria di San Pancrazio Salentino, sua terra natia, Irene 40 ha festeggiato il suo primo centenario a Mesagne, dove vive da 7 anni in qualità di ospite presso l'RSSA Sant'Antonio da Padova, gestito dalla Congregazione delle Suore Oblate del Santo. Accanto a lei, in questa giornata speciale, i suoi parenti, accorsi dal comune di San Pancrazio Salentino per festeggiare il compleanno di Irene. Al momento di festa ha partecipato anche l'amministrazione comunale, che ha voluto farle i propri sentiti auguri per una tappa della propria esistenza che la fa entrare di diritto nel Club dei Centenari Italiani, un gruppo di anziani sempre più numeroso. Ci fermiamo qui con questa edizione del nostro telegiornale, grazie a tutti per l'attenzione e arrivederci. Questa edizione del telegiornale è possibile rivederla sul nostro sito www.trcb.it. I'm going to go to the next one.